Questo video è stato realizzato in collaborazione con strumentimusicali.net. Buongiorno. Questa mattina mi sono svegliato con un sacco di voglia di rivangare nel mio passato. Quindi, dalla magica stanza in cui tengo tutti i miei strumenti musicali, che sono veramente tanti, ho ritirato fuori questo. Questo strumentino qui è l'esemplificazione materiale del perché la maggior parte degli insegnanti di musica delle medie perde l'udito. Anche perché noi, da piccoli crudeli quali eravamo, trovavamo molto più ludico e divertente chiudere il fischietto e soffiarci dentro molto forte. Il che produce un ultrasuono capace di uccidere tutte le fate del mondo. Io credo nelle fate, lo giuro, lo giuro. Per essere un pochino più concreti, però, questo strumento si chiama flauto dolce, o più tecnicamente flauto dritto. Nonostante il fatto che esista una nomenclatura ufficiale, la maggior parte dei genitori italiani l'ha soprannominato smettila di suonare, altrimenti ti uccido. E questa continua tendenza di noi italiani di associare il flauto dolce a Satana ha fatto sì che venisse declassificato a uno strumento inutile. Anche perché effettivamente siamo abituati a pensare che le potenzialità di questo pezzo di plastica si riducano a questo. Però senza andare troppo in là e restando sempre su Beethoven, questo flautino in realtà ha delle potenzialità. Mi viene veramente da pensare. E così via. Però in realtà il flauto è stato uno degli strumenti più suonati della storia, nonché uno dei primi strumenti inventati. A partire dallo zufolo per poi arrivare pian piano alla creazione di un vero e proprio flauto. E bene o male, da questo primo approccio alle medie, abbiamo avuto modo di scoprire quello che è il mondo della musica, conoscendo principalmente la classificazione divisa in due parti, gli strumenti acustici e gli strumenti elettronici. E ne abbiamo esempi tutti i giorni. Esiste la chitarra acustica e la chitarra elettrica, il pianoforte acustico e il pianoforte elettronico. Anche gli strumenti ad arco, come violino e violoncello, esistono in forma elettronica. E qualche giorno fa, bazzicando sulla home di strumentimusicali.net, che è praticamente l'unico sito che può rispondere alla mia esigenza di uno shopping terapeutico di strumenti musicali, mi sono imbattuto in questa immagine con questo titolo, e come potete ben immaginare non ho saputo resistere. Re.corder, più di un flauto dolce. Flauto dolce soprano acustico con diteggiatura barocca, che in sintesi è questa diteggiatura qua, quella che conoscete tutti. Controller universale per suonare con qualsiasi strumento virtuale. Questo affare qui è un controller MIDI. Wow. Direi di andare all'unboxing. Allora, ok, questo viene via. Allora, tutta la scatola è in cartone, il che mi fa pensare... Ho trovato molto intelligente la scelta di stampare le istruzioni direttamente sul cartone della scatola. Tra l'altro mi viene da pensare che abbiano fatto una scelta ecologica facendo tutto il packaging in cartone. Bravi, 10 punti a Grifondoro. Ok, solo aprendo la scatola, così in sovraimpressione abbiamo il nostro flauto, che mettiamo un secondo da parte. Poi nella scatola c'è questo. Non so se riesco a farvelo vedere, però è tipo un oggettino di... plastica, copriremo più tardi a cosa serve. Poi. Ah, ok, una stecchetta per pulirlo. Mi raccomando, pulite sempre i vostri strumenti a fiato quando li suonate, altrimenti sentirete un odore molto vicino a quello della morte. Cavetti di ricarica vari, istruzioni, bene. La scatola non ci serve più. Questo qui è come si presenta il nostro recorder. È particolarmente leggero, non è molto più pesante di un flauto tradizionale. Forse solo in questo punto qua in cui suppongo che sia racchiusa la batteria. Qui ci sono tre pulsanti e la porta di... la porta di ricarica, che io speravo con tutto me stesso che fosse USB-C, e invece siamo ancora nel medioevo con una micro USB. Gliela passiamo, va bene comunque. Ok, tutta la parte elettronica la voglio vedere più avanti, adesso voglio solo sentire come suona. Devo soffiare più forte? Devo accenderlo? Sto capendo. C'è un... non so se lo vedete qua, c'è un cosino trasparente che è identico a questo. Un pezzo di ricambio, tipo... Ah, ok. Detto in sintesi, questo cosino trasparente è una piccola barriera che impedisce all'aria di arrivare a far suonare il flauto. Considerazioni a caldo. Suona in modo leggermente più tenue rispetto a un flauto tradizionale. Però tutto sommato se la cava bene. Però noi non siamo qui per questo, ma siamo qui per accenderlo. Ok?
Si illumina. Non so se lo vedete, ma si illumina. Lampeggia un LED sia dove ci sono i pulsanti e su tutti i vari fori lungo il corpo del flauto. Bene, dopo aver constatato che questo flauto è praticamente un albero di Natale, ho scoperto che questo qui è un dispositivo Bluetooth. Quindi si collega senza cavo direttamente alla sua applicazione. E questo, per quanto mi riguarda, potrebbe essere magia. Quindi scarichiamo l'applicazione. Vi dico che io sto provando a collegare questo flauto alla sua applicazione proprietaria, scaricata su un iPad Air del 2022, che come processore ha un M1. Quindi uno strumento con una potenza di calcolo stratosferica. Aprendo l'applicazione ci troviamo di fronte a questo. Guardate che il LED blu lampeggi. Ok, il LED blu lampeggia e quindi inizia. Ah, ok, lo trovo subito. Record. Devo premere qui e premere. Ok, connesso. Wow, è stato facilissimo. Anche solo per questo altri 10 punti. Dopo aver fatto tutti i passaggi di verifica dell'email e connessione e quant'altro, dovremmo esserci. Questa è l'interfaccia dell'applicazione. Impara, suona e duo. Scopriamo un pochino le potenzialità di questo strumento. Suona. Ah, quindi qua io ho un sacco di... What? Cioè io posso suonare un pianoforte? Una batteria? Io posso suonare una batteria con questo? Oh, ah, ho capito! Questo oggettino trasparente di prima, quello che ho violentemente buttato, in realtà serve per chiudere l'aria e quindi far sì che quando io suono non esca il suono da qui, ma esca dall'applicazione. Ok, allora, adesso selezionando il flauto, io suuono e il suono uscirà da qui. Proviamo flauto, che suppongo sia tipo il flauto traverso. Ma fa anche il vibrato! Ma che figata! Sono senza parole. Più che altro mi chiedo come faccia a cogliere anche la dinamica. Per cui io se soffio forte suona forte, se soffio piano suona piano. Che figo! Proviamo a confrontarlo con un vero flauto traverso. Questo è un flauto traverso. Non è sicuramente il suono più fedele del mondo, ma per essere su un'applicazione gratuita è fuori di testa. Che figata! Cioè, sicuramente il suono non è pulitissimo, però ragazzi, lo sto suonando Bluetooth. Ok, in tutto questo la mia attenzione è stata violentemente catturata dalla chitarra classica. Ma cosa vuol dire? Ok, questo credo che sia più divertente che utile. Come pianoforte, d'altronde. Però ragazzi, è fighissimo, cioè... Avanti. Ah, wow. L'inno alla gioia. Oh! Ok, play. Ok, allora, siamo davanti a una rivoluzione. Come vedete, qui di fianco c'è letteralmente il flauto riprodotto in forma digitale. C'è la partitura che va avanti con la base di pianoforte che si suona da sola. E didatticamente è una rivoluzione. Molto, molto, molto interessante. E da quello che sto capendo, più riesci a suonare gli spartiti che ti propone, più difficili saranno quelli che inizierà a proporti. Traiamo qualche conclusione su questo flauto dal futuro. Devo ammettere che questo strumento mi incuriosisce parecchio. Per tre motivi. Primo, perché è incredibilmente portatile. Non è proprio precisissimo come controller MIDI e soprattutto nessuno può mettere voce sul fatto che una tastiera è molto 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 più comoda da utilizzare come controller MIDI. Ma sicuramente questo è stupefacente, perché se io invece che alla sua applicazione gratuita lo collego per esempio a Logic, lui è in grado di suonare uno strumento bellissimo. Però se devo essere un po' severo e critico, il suo campo di applicazione secondo me non è nel suonare. Non è uno strumento fatto per suonare. Vi spiego. Questo flauto secondo me ha delle potenzialità didattiche sconfinate. È perfetto per gli insegnanti. Immaginatevi una classe di studenti completamente fornita di questo strumento musicale, per cui il professore può proiettare direttamente sulla LIM lo spartito, il flauto con le note interattive e far così suonare i suoi studenti. Inoltre, nella versione dell'applicazione per gli insegnanti c'è la possibilità di controllare più flauti insieme, di vedere chi sta sbagliando a suonare che cosa. È bellissimo. In più, anche per imparare in autonomia è veramente una figata, perché ti insegna a leggere lo spartito
e ti dà un feedback pratico su quanto bene lo stai leggendo. Un'enorme potenzialità di questo strumento è per tutte quelle persone che per qualche motivo hanno una disabilità nel soffiare. Come ormai tutti quelli che mi seguono sapranno, io lavoro con la musicoterapia negli ospedali e capita molto spesso di vedere bambini che non riescono a soffiare abbastanza forte da far suonare un flauto tradizionale. E questa parte qui di questo strumento è sensibile. Non è necessario soffiare per farlo suonare, ma se si imposta l'applicazione nel modo giusto, è sufficiente appoggiare le labbra e lui automaticamente suonerà. Quindi questo strumento ha una potenzialità gigantesca per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di soffiare. E questo è fighissimo! Bene, ringrazio infinitamente i ragazzi di Recorder e strumentimusicali.net per avermelo mandato e fatto scoprire. Io vi lascio il link in descrizione di questo prodotto se per caso lo voleste acquistare o provare. E nel caso in cui lo faceste, fatemi un pochino sapere come vi trovate. Ah, visto che io mi diverto tantissimo a fare recensioni di strumenti musicali strani, se volete vederne altre di altri strumenti un po' particolari, fatemelo sapere con un mi piace e con un commento. Grazie a tutti, alla prossima!